Sele d'oro a Oliveto Citra, edizione numero 23. Sembra proprio, come dicono gli organizzatori della manifestazione, che questo premio sia come il buon vino, migliora col tempo, acquistando un carattere sempre più pieno e definito. E quest'anno lo slogan del Sele d'oro richiama, come si vede nei manifesti, due dischi che propongono i luoghi comuni e le parole dimenticate. I luoghi comuni, cioè le concezioni discriminatorie verso il mezzogiorno, di vecchio stampo ma purtroppo non ancora estirpate. Le parole dimenticate, cioè quei termini che per anni hanno animato le battaglie meridionaliste e che oggi sembrano fuggite via. La speranza, il cambiamento, l'impegno. Tra questi due poli negativi appare oggi costretto l'avvenire e lo sviluppo del mezzogiorno. Eppure anche fra tanta dispersione e abbandono c'è ancora un sud che vuole battersi e progredire e vuole cercare e inventare nuove vie e nuove possibilità. È partita questa 23ª edizione del premio Sele d'oro Mezzogiorno, come sempre uno sforzo organizzativo notevole ed un piccolo contributo che vogliamo dare da Oliveto Citra alla discussione su un mezzogiorno che spesso è alla cronaca per i fatti negativi, ma qui da Oliveto Citra invece 8 giorni di incontri, di dibattiti per smontare questi luoghi comuni che vedono il mezzogiorno oleograficamente rappresentato da cose, chitarre e mandoline, oppure cose negative come purtroppo è accaduto in quest'estate, cioè dagli incendi alla ripresa delle cosche mafiose, camorristiche, insomma un mezzogiorno che è un contributo per smontare questi luoghi comuni sul mezzogiorno, perché dietro tutto questo comunque c'è ancora gente che ha voglia di fare, ha voglia di confrontarsi, ha voglia di resistere, di lottare, di sperare, e Oliveto Citra e il premio sono tutto questo. Mezzogiorno, soprattutto se riesce ad assumersi la responsabilità di un percorso di sviluppo ed è in grado di allargare gli spazi di mercato e di competizione, può rappresentare un elemento fondamentale per una innovazione nell'intero paese, ma anche su uno scenario più ampio. Il Mezzogiorno deve pensare in grande, non deve più pensare a politiche localistiche, ma deve guardare all'Italia, all'Europa e all'area mediterranea come un grande campo, un cimento nel quale può esercitare tutta la sua funzione e il suo ruolo. Quindi io penso a un mezzogiorno nuovo che possa rappresentare non solo il portato di una vecchia questione meridionale, ma possa rappresentare il portato di una speranza per il futuro. La speranza parte da qui. Siamo alla 23ª edizione, quindi possiamo ritenerci soddisfatti per due motivi. Per la resistenza, e quindi perché abbiamo creduto in questo premio, e perché effettivamente ogni anno un tassello in più in questo premio arricchisce i contenuti e diventa sempre più internazionale. Tanti i dibattiti, gli ospiti di primo piano, le iniziative per rendere visibile l'impegno che spesso caratterizza, malgrado tutto, l'economia e la società meridionali. Credo che poi nel programma ci siano tanti e tanti eventi importanti, dai dibattiti ai caffè letterari, anche agli spettacoli. Io in particolare sottolineo domani questa giornata per la legalità e lo spettacolo di domani sera che consiglio a tutti di vedere. Io spero di riuscire a esserci per poterlo seguire insieme a voi, che è un'opera molto importante contro il fenomeno dell'estorsione e a favore di una cultura della legalità, che è una cultura importante per il nostro mezzogiorno.
E poi, come sempre, c'è il versante dello spettacolo e della cultura col Festival Teatrale e con la grande serata finale del 15 settembre con gli artisti in piazza e la consegna dei premi Sele d'Oro 2007 per la saggistica, il giornalismo, le iniziative economiche e l'imprenditoria giovanile. Primi appuntamenti di quest'anno, la serata inaugurale di sabato 8 settembre e in teatro il Pulcinella di Manlio Santanelli. Pubblico, molti giovani, in un clima all'insegna della festa e della partecipazione. Un'ottima prima, per un Sele d'Oro 2007 che si annuncia ricco di appuntamenti, di contenuti e di stimoli. Buonasera, benvenuti a tutti voi, grazie di essere qua. Vedete che ci troviamo praticamente in piazza, siamo in una piazza di Oliveto, Citra, con i tavolini, senza caffè, ma comunque dobbiamo fare altro. Questa scenografia quest'anno mi pare particolarmente indovinata perché siamo veramente in un simbolo, in una piazza simbolica dove tutti si incontrano, parlano, discutono e il Mezzogiorno è una regione di piazze dove la gente parla e discute, ancora oggi è così. 23 anni di un premio sono per davvero tanti. Siete riusciti a tenere accesa una fiammella che non era semplice, un territorio del sud come il nostro, come questo. Ebbene, questo consentirà di premiare questo territorio, perché avete tenuto accesa non solo la speranza, ma anche la competizione, nei diversi settori di cui il premio Sele d'Oro si occupa, dalla cultura all'impresa, a tutti questi momenti che fanno crescere una società per come per davvero la vogliamo tutti. Un evento che penso che deve essere inserito fra i grandi eventi della provincia di Salerno, dalla regione Campania, perché questo evento non ha come finalità le tematiche che saranno trattate durante queste serate, come è stato accennato, ma è un evento anche che ha come finalità soprattutto la valorizzazione di questo territorio, quindi la promozione del grande patrimonio culturale e naturale che è presente su questo territorio. Mi riferisco soprattutto alle terme. Dobbiamo far sì che il visitatore, il turista, possa restare in questo territorio. Quindi non un turismo mordi e fuggi, un turismo che possa creare economia e anche occupazione e quindi dare la possibilità alle nostre professionalità di trovare occupazione in questo territorio. Noi abbiamo avuto quest'anno la testimonianza che vi verrà formalmente vi verrà la bolla con la testimonianza dell'alto patronato morale della Presidenza della Repubblica per questo vostro premio, ma io ho avuto modo, e anche per questo sono lieto di potervelo dire, di parlare personalmente col Presidente. Io ho una fortuna, avendo una lunga dimestichezza di rapporti, di lavoro, di impegno, spesso mi capita di poter parlare col Presidente della Repubblica, lo trovo sempre molto, soprattutto mi chiede della città di Napoli con una passione, con un'attenzione, con un interesse. Quando io gli ho parlato del premio, lui innanzitutto lo conosceva, ma lui mi ha anche ricordato che lui conosce questa zona, conosce il Cilento, mi ha ricordato le battaglie delle quali è stato protagonista, insieme battaglie, grandi le battaglie per il lavoro, la terra, la democrazia, la pace, in anni anche importanti. E lui è rimasto colpito, vi dirò, di questo premio, di due questioni in modo particolare delle quali gli ho parlato, che lui è rimasto colpito. Una, quella della buona praxis per quanto riguarda il riconoscimento di una funzione, di un ruolo di iniziative delle istituzioni locali, e l'altro quello della imprenditorialità giovanile, perché lui ha visto in un premio che uno immagina essenzialmente, se non esclusivamente, di carattere letterario e culturale, questo intreccio tra la cultura
e momenti importanti della vita sociale, della vita civile e della vita produttiva. Anni di premio Sele d'Oro, 13 anni del Festival Teatrale Nazionale di Teatro Contemporaneo di Oliveto Citra. Questa è una scommessa che ci stiamo giocando da diversi anni. In genere ci sta un modo di intendere il teatro come teatro di evasione, soprattutto io direi in tutta Italia, ma spesso anche al sud Italia. Si dice si va a teatro per farsi quattro risate. Noi invece abbiamo pensato un percorso di teatro contemporaneo, di teatro di impegno, di teatro che consideri le problematiche appunto dell'uomo contemporaneo e quindi le problematiche anche sociali. E il nostro festival è seguito da una giuria di 100 giovani, anche adulti, che seguono corsi di formazione, che vedono gli spettacoli, che attribuiscono i premi previsti, la statuetta di bronzo per il migliore spettacolo e i vari riconoscimenti. È una scommessa molto importante qui nel profondo sud, diciamo, e ce n'è soltanto un'altra in tutta Italia, a Verona, quindi la Biennale di Teatro Contemporaneo di Verona, che in effetti fa concorrenza a questa nostra di Oliveto Citra. E consentitemi di considerarmi anch'io un piccolo imprenditore che ha un'azienda piccolissima, 4 metri per 4, il mio studio, ma che esporta il suo prodotto. E in effetti io mi rendo conto che la cultura deve costituire accanto a tutte le altre attività produttive un punto di forza nel portare il Mezzogiorno a competere con la realtà europea e forse anche oltre europea. In effetti questa considerazione di questo sentirmi imprenditore mi è venuto anche nel momento in cui ho conosciuto più da vicino Geremicca e il suo binomio meraviglioso Mezzogiorno Europa. Io mi sono reso conto quando una mia commedia ha oltrepassato le Alpi, ha cominciato a girare per l'Europa e anche oltre, come posso dire, perché Manila non appartiene, diciamo, è abbastanza fuori un po' dall'Europa, mi sono reso conto che insomma, questo Mezzogiorno Europa è una realtà che si va affermando sempre più precisamente e che deve essere proprio di stimolo a chiunque produce. Alle 10 al Palasele con un seminario dal titolo Distretti culturali e sviluppo territoriale del Mezzogiorno. Dalle 16 in poi, al Palasele, spazio alla Domenica della Legalità, momento di riflessione e di festa dedicato a quanti credono ancora in un sud libero dalle mafie. Tra le testimonianze previste, quella del sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Palermo, Antonio Ingroia, e della coraggiosa imprenditrice anti-racket Silvana Fucito. Il tutto si concluderà alle 21 all'Auditorium Comunale di Oliveto Citra con lo spettacolo teatrale Cravattari di Fortunato Calvino, portato in scena dalla compagnia Meta Studio 89 di Napoli. Un saluto dal Sele d'Oro e appuntamento a domani.